Ciao a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su God of War Ragnarok. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, me ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa alla fine siamo riusciti a parlare con il responsabile dell'ufficio della sicurezza, sarebbe a dire il nano Durlin, che a quanto pare conosceva la moglie di Kratos, Faye. Ha riconosciuto la sua ascia e la notizia della sua morte, anche se non l'ha dato proprio a vedere ragazzi, deve averlo abbastanza sconvolto, perché Faye aveva aiutato i nani in una rivolta contro Odino, rivolta che poi purtroppo era stata appunto soppressa duramente dal dio degli dei. Fatto sta che alla fine ragazzi abbiamo chiesto a lui informazioni riguardo un prigioniero di Odino che ha fatto un po' il duro, ci ha praticamente cacciati via in malo modo lasciandoci una pergamena a detta sua, una multa sulla quale poi ragazzi abbiamo scoperto avesse scritto delle informazioni riguardo la miniera da trovare per appunto riuscire a beccare il prigioniero di Odino. E quindi dopo varie peripezie ragazzi alla fine siamo riusciti ad entrare in questa miniera e adesso non ci resta che trovare Tyr dietro una delle tante porte. E quindi eccoci qua ragazzi, l'ultima volta ci eravamo salutati qui e infatti dall'altra parte c'è una porta, è proprio forse lì quella giusta che dobbiamo andare ragazzi. Oh shit. Allora, una cosa che diversi di voi ragazzi mi hanno consigliato di fare è di non andare troppo all'assalto, diciamo così, quando si tratta di combattere contro determinati nemici, perlomeno, quindi di andarci un pochettino più cauta, perché questa è una cosa che ho notato pure io, non so se c'entri il fatto che non ho scelto la difficoltà facile, ma mi sembra di notare che appunto i nemici sono un pochettino più tostarelli rispetto a quelli del primo capitolo. Inoltre mi avete appunto consigliato di usare il più possibile lo scudo e la parata. Io vi prometto ragazzi che mi impegnerò il più possibile per cercare di seguire questi consigli, anche se a volte vi renderete conto ragazzi il mio stile di gioco è quello, vado all'arrembaggio, non mi rendo neanche tanto conto del fatto che mi sto mettendo forse in un mare di guai. Allora vediamo cosa ci scritto qua. Fortuna che hai studiato le rune. Questo vuol dire? Abbiamo costruito questo regno con le nostre mani naniche, l'abbiamo rinforzato con i nostri muscoli nanici, l'abbiamo innovato con le nostre menti naniche, ma finalmente non saremo più soli. Abbiamo scoperto di condividere la forza e l'ingegno con gli Aesir di Asgard. Ora i fabbri nanici lavoreranno fianco a fianco con i soldati e gli ingegneri Aesir. Ora la schiena degli Aesir si farà carico di una parte del peso sopportato dai compagni nani, affinché il carico sia più leggero per tutti. Sono stati i nani a rendere Svartalfheim ciò che è diventato, ma insieme agli Aesir possiamo rendere qualcosa di persino migliore. Questo probabilmente ragazzi era quello che forse i nani si aspettavano dagli Aesir, un aiuto, una collaborazione. Invece dagli appunti che avevamo trovato da un'altra parte della miniera ragazzi evinceva tutt'altro, cioè che i nani fossero sfruttati duramente dagli Aesir per la costruzione di armi e armature. Quindi evidentemente quella è stata la bella premessa di Odino. Sì, collaboriamo, gli amici Aesir vi daranno una grande mano. Invece poi ragazzi li hanno letteralmente sottomessi per usarli per i propri scopi. Bella roba, complimenti Odino sempre, le tue gesta sono meravigliose come al solito. Vediamo qua cosa c'è ragazzi. Non per scoraggiarti, ma è una miniera. Ma stavo di troppe, ragazzo. Questo è scoraggiante. Che gli vuoi fa? È fatto così, insomma. Benissimo, 175 pezzi d'argent e intanto quindi vediamo di riuscire ad andare ad aprire un'altra di queste porte. Avete visto là? Cos'è quella roba? Sì, ho notato, figliolo, ma sta roba non esplode con queste frecce, probabilmente ne serviranno delle altre
che troveremo più avanti, forse. C'è una porta rotta, a sinistra, dietro la gru. Tyr avrà provato a fuggire. Dovremmo controllare. E che ne avevamo vista già un'altra poco fa. Qua io scendo, mi apro questo forziere intanto. Prima di iniziare a scervellarmi su quello che devo fare. Ferro battuto e pezzi da dungeon. Mi piace, mi piace, mi piace. Altro che cosa? Altro non so che cosa. Ragazzi, non è uscita la scritta. Va bene, figliolo, vorrà dire che bloccheremo l'acqua proprio qua. Straordinario. L'acqua che trabocca alimenta la gru. Astuto. Sì, Mimir, ma non è la prima volta che facciamo questo incredibile giochetto. Allora, qua. Ok, una specie di ascensore, mi sembra di capire. L'elevatore non è alimentato. Chissà perché non mi stupisce. Come devo fare adesso, adesso, adesso? Di qua lascia, non la lanciamo, ragazzi. Qua c'è una ruota che gira, ma non ci arriva l'acqua. Molto bene, molto molto bene. Ok. Così l'acqua continuerà a traboccare. Ok, quindi l'abbiamo chiusa letteralmente. Il punto che io volevo vedere di attivare quest'altra ruota. Però da qui di certo, ragazzi, non possiamo bloccare il flusso, perché ci hanno messo questa rete maledetta e quindi non c'è niente che possiamo fare. Ma saltando di qua posso bloccarla l'acqua. Non è il punto esatto. Un po' più a destra. Oh, l'ho sollevato ulteriormente, potremmo, ragazzi, potremmo usarlo per raggiungere la porta rotta. Sì, ma in che modo? Scusate, ragazzi, allora fatemi salire un attimo di qua, perché qua comunque non sono andata. Padre, su prima lassù. Quindi magari c'è qualche elemento importante che ci aiuta a sbloccare un attimo sta situazione così antipatica, perché in effetti non ho capito cosa devo fare. Ok, vedete, ragazzi? Bam! Adesso sì! Adesso funziona! Il punto è riportarlo un attimo giù. Così dovrebbe restare alimentato del tutto. Ci siamo quasi. Grazie, ok. Penso di aver capito. Allora, buoni un attimo. Devo bloccare questo. No, non devo bloccare lì perché... Ok, ok. Così dovremmo esserci, ragazzi. Quindi... Forza, solleviamo l'elevatore. Tyr non è lontano. Adesso basterà richiamare il Leviatano per poter andare di sopra. Ecco fatto. Ok, nuovo esercizio. Pensate a come si deve sentire Tyr rinchiuso in questa miniera. Se fossi imprigionato da Odino e poi mi liberassero, Odino sarebbe in cima alla mia lista. Ma mi basterebbe prendere a pugni qualsiasi cosa, o chiunque, anche solo per sapere se sono ancora capace. Tu ti fai sempre tante domande, ragazzo. Effettivamente non possiamo lontanamente immaginare come sente Tyr, anche perché stiamo dando per scontato che sia ancora vivo, quando non ne siamo sicuri effettivamente al 100%. Quindi, Arjun, e apriamo questa porta, ragazzi. Tyr? Wow, che è successo qui? I ratti magari possono dircelo. Dove cavolo l'avrà messo Tyr? Ecco qua. Abietto, immaginavo. Venite, 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 venite. Mica c'è la vostra mamma? Spero di no, sinceramente. Ok, qua c'è una gemma vitale, ma attualmente non ci serve, ragazzi. Perfetto, ok. Quei cosi non erano, Tyr. Direi, amico. Questo nano non ce l'ha fatta. In che senso? Oddio. Ma come cavolo ha fatto a rimanere incastrato così? Poverino. Quello è un cimelio. Cimelio ottenuto. I cimeli forniscono un'abilità speciale che si attiva con L1 più cerchio. Equipaggiati con il cimelio nella schermata armi. Premi per spostarti nel menu cimelio. Questa cosa è nuova, ragazzi, per caso. I cimeli vengono inseriti qui. Puoi trovarli in giro per il mondo e produrli nei negozi dei nani. Talismano di Main. Conferisce un bonus al danno da mischia per un breve tempo. I potenziamenti aumentano l'effetto e la durata. Quindi equipaggiamolo.
attiva l'abilità di un cimelio con L1 più cerchio, quindi praticamente attivando anche questo talismano avremo un ulteriore bonus al danno da mischia. Ok, mamma mia, tieni premuto per attivare l'abilità del cimelio. Ecco fatto, dono della forza, vedete ragazzi? Sì, va bene, è chiarissimo, insomma, dà semplicemente un bonus alla forza. Poi si può potenziare e appunto il potenziamento ne aumenta la durata. Ok, ci può stare. Non mi dispiace anche questa cosa. Anche perché tra l'altro abbiamo già, non so se in cosa l'avevamo messo ragazzi, quella roba che ci dà già un dono di forza tipo per un periodo di tempo limitato. Oddio, colpiscilo figliolo. È caduto come una pera matura. Ecco qua. Bello che è sistemato pure lui. Forse potremmo uscire se proseguiamo di qua. Adesso vediamo dove andare, figliolo. Ok, questo poveraccio è anche rimasto chiuso qua. Pure questa poveretta, mi sembra una donna, pezzi d'argento. Mica, sono morti tutti qua dentro, ragazzi. Ma sono morti malissimo. Vabbè, quindi dobbiamo passare. Il cadavere si è tipo letteralmente polverizzato, una roba del genere. Vabbè. Comunque, bando alle ciance, andiamo, perché ragazzi io sono comunque impaziente di vedere se davvero riusciremo a trovare Tyr e quante altre porte dovremo aprire. Fratellino, forse dovremmo... No, non dirlo nemmeno, lo troveremo. Niente, non si arrende, Mimir gli stava dall'altra di... parte della caverna c'è una porta, andiamo. Forse dovremmo lasciar perdere, magari. Comunque è passato tanto tempo, non sappiamo cosa è successo nel frattempo. Magari Odino ha deciso di eliminarlo. Schiaffa. Boh, potrebbe essere successa qualsiasi cosa, ragazzi. Ma lui non molla. Bello e testardo, eh. Lassù, il sentiero continua. Dovremmo attraversare. Mamma mia, questa miniera è veramente immensa, davvero immensa. Ah, quello lo possiamo colpire. Aspetta, è lo stesso minerale di prima. Ah, sì, lo devi colpire tu, figliolo. Ecco. Funziona. Qua. Sì, ho notato, andiamo. Ci troviamo sopra al punto in cui siamo scesi dalla barca. Questa miniera è un'enorme spirale. Schiaffa. Ok. Liberiamo staffare, probabilmente ci permetterà di scendere un po' più velocemente in caso dovesse servire. Qua non c'è una mazza. Qua 10 pezzi d'argento. Pezzi d'argento. E di qua. Allora possiamo attivare questa catena. Ma prima volevo vedere di qua se c'è qualcosa. Ma qua è per caso da dove siamo arrivati? Intanto questo me lo prendo. Credo di sentire qualcosa lì dentro. Chissà. Sì, c'è un forziere e c'è anche un cadavere, ma questa non possiamo aprirla di certo da qua. Quindi direi che possiamo andare a tirare questa catena dopo aver spaccato i vasi. Ok, ecco, è bloccata. Che è successo? Perché non funziona? La catena è bloccata. In che modo è bloccata? Legato a sta corda. Ecco fatto. Dovrebbe andare ora. Adesso è sbloccata. Perfetto. Quando vuoi. Vado. Mi butto. Un'altra porta. Che spasso. Deve essere questa. Lo vedremo. Sembra che prima dovremo raggiungerla. Che ne sai, ragazzo, se è quello oppure no? Allora, qua vedo diverse ruote, diversi flussi d'acqua. Spero di riuscire a capire subito cosa devo Abbiamo fare, Abbiamo già ragazzi. Usato l'acqua per muovere le ruote. Proviamoci. Lo so, figliolo. Infatti ci voglio provare. Vediamo un po', eh. Allora, se però la blocco qua, la piattaforma va di là. Se invece la blocco qui, la piattaforma va... Ah, questa sale qui. Perfetto.
Devo capire cosa devo fare prima delle due cose, ragazzi. Allora, deve essere una roba tipo velocissima, mi sembra di capire. E devo essere tipo super veloce. No, 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 non ce la posso fare. Troppo lento. Caccia miseriaccia. Ma se salto adesso non succede nulla, ovviamente. Ecco, mi sono buttata risotto come una deficiente. Ci sarà un modo di sicuro per tornare su, ragazzi. Beh, non ha funzionato. Che altro possiamo fare? Devo trovare il metodo di sincronizzare per bene le due cose. Mi chiedo come. Deve esserci qualcos'altro. Proviamo ad andare di qua. Allora, aspetta un attimo. Saliamo. E cerca un altro modo. Perfetto, perfetto. Non avevo notato che qua potesse salire lui. Pensavo di poter salire io. Ok. Smuovila, figliolo. Un altro esercizio mentale. Un uomo che passa la vita a combattere come Tyr può avere il desiderio di mettersi alla prova. La prova lascia una scia di distruzione. E se la scia di distruzione fosse un bel po' di cattivi? Perché preoccuparsene? Sei forte e hai fatto la cosa giusta. La guerra non misura la forza di un uomo. Spero che un giorno lo capirai. Non gliene possiamo fare una colpa, ragazzi, è giovane, ingenuo, inesperto. Tirala un po'. Sembra che la macchina rilasci dei minerali nel trogolo d'acqua. Ah, questi possono saltare in aria, ma che pro. Se colpisco qua uno di quei minerali. Eh sì, il cavolo. Non sono abbastanza veloce, porca paletta. Arriva. Aspetta un attimo. Se blocco il flusso d'acqua. Ok, e attivo i minerali. Che succede? Si accumuleranno qua. Ok. È che comunque mi serve il Leviatano qua. Se li colpisco, che succede? Nulla. E quindi a che cavolo mi servono? Aspetta. Mi serve un attimino, ragazzi. Devo soltanto capire che cosa devo fare. A few moments later. Ah, ok, ragazzi. Ok. Il minerale a contatto con l'acqua ghiacciata si ghiaccia. E quindi si può usare come fermo per la ruota. Ok. Bastava semplicemente capire questo e bloccarlo nella zona giusta. Dovremmo esserci. Perfetto, ragazzi. Alla fine sono riuscito ad arrivarci. Che meraviglia. Perfetto, vado. Mi butto. E adesso, figliolo, fallo esplodere. Ecco fatto. Ci vediamo alla porta. Fantastico. Qua non c'è niente. Ok, sì, sì, vediamo, figliolo. Vediamo se è davvero la porta giusta. Crociamo le dita, ragazzi. Merda! Lo sentite, fratelli? Penso proprio che non siamo soli. Occhi e orecchie bene aperti. Non ho capito se era un lamento o una risata. Perché a primo colpo mi è sembrato un lamento, poi mi è sembrato risentire una risata, insomma. Veniva da qui, c'è un passaggio che conduce fuori. Vediamo, figliolo, vediamo un po' cosa c'è o chi c'è. Sta attento, eh. Occhi aperti, figliolo, occhi aperti. Sarà davvero la volta buona? Le mie parole ti irritano. Va bene, ho capito. Fratelli, aspettate. C'è una luce accesa là. Ehi, forse ci siamo. Una luce accesa? Quella porta è sbarrata. Deve esserci qualcosa dentro. Una porta simile non protegge certo le lenzuola di ricambio. So cosa dobbiamo fare. Direi di no. Non protegge di certo le lenzuola di ricambio. Basta far saltare sta roba, davvero? Ma di qua c'è qualcosa, scusate. Questa non posso abbatterla. Ok. Ragazzi, forse è davvero la volta buona. Stiamo pronti. Wow, wow, wow. Hanno messo l'obiettivo principale proprio su questa porta. Allora è giunto il momento della verità. Siamo pronti? Andiamo. Vattene, Geralt!
Perdon? Oh! E voi chi cavolo sareste? Gli Ainerar possono infliggere Bifrost sulla barra della salute. Il Bifrost guarisce nel tempo, ma i colpi successivi possono farlo esplodere infliggendo danni aggiuntivi. Quindi a quelli cui la mazza brilla di viola bisogna stare particolarmente attenti. Va benissimo. Oddio. Ok, uno è andato. E ne arrivano altri. Oddio. Mannaggia la mia. Tu, ermana. Sì, purtroppo sì, figliolo. Quanti siete? Oddio, questo è un pochettino più aggressivo, ragazzi. Facciamo attenzione. Buoni, state buoni, accidentaccio a voi. Ecco, via un altro e via un altro ancora. Pure te. Minchia, dove era il Leviatano? È arrivato adesso, ragazzi. Com'è bello colpirli con gli attacchi runici. È bellissimo. Attento, figliolo, attento, attento. Ok, avrei potuto usare, ragazzi, quella roba che ho messo poco fa. Ecco fatto. Oh, finalmente. Non ci vogliono lì dentro. Deve essere questa. Torniamo al lavoro. Ok, perché, ragazzi, giustamente quando poi arriva il momento della suspense, te lo devono far sudare. Quindi avanti, prego. Vai. Mazza. C'è qualcuno. Tyr. È vivo. Quale artificio è questo, Odino? Ma che gioco stai giocando con me ora? Non siamo con Odino. Noi siamo i buoni. Ma povero, mamma mia. Questo è il dio della guerra. Quelle lame. So chi sei. Assassino degli dei. Sei qui per uccidere me ora. No, per liberarti. Stammi lontano. Fratello, lascia che provi io. Tyr, Tyr. Senti, tu mi riconosci, vero? Voi avete ucciso Mimir. No. Noi l'abbiamo rianimato. Voi state lontano da me. Siete dei mostri. Fermati. Lui ci serve. Aspetta. What the fuck? Ma che cavolo è successo? No, in mezzo no, eh! E toglietevi dalle palle! Che mio figlio ha seguito Tyr e non so dove cavolo sono andati a finire adesso! Che cavolo! Aia, tua ermana! Attenzione, fratello! Sì, sì. Don't worry. Cioè, raga, ma adesso ne parliamo, eh. Ma che cavolo è successo? Cioè, Tyr, il dio della guerra, ridotto in quel modo. Cioè, tipo completamente
perduto, ragazzi. È spaventato. What the fuck? Sono abbastanza colpita da questa cosa. Cioè, non mi aspettavo sinceramente una reazione simile. Mi sento. Atreus. Mannaggia il nostro figlio. Alla tua destra. Non mi colpirete. Ok. Niente, Atreus ha preso e è andato, ragazzi. Gli è corso dietro. Ovviamente da un lato. Andiamo. Atreus! Di qua! Bloccalo! Atreus! Fermate un po'! Sto per prenderne un bel po', vero? Oh, cavolo. Sì, sì, Mimir, stai pronto perché... Almeria alla sinistra! Ok, allora, proviamo ad usare, ragazzi, questa cosa qua della potenza, incredibile. Dono della forza, vada tu, oddio, che sta per succedere? Ok. Quanti cavolo siete, accidentaccio a voi? Sì. Su. Stavo inseguendo Tyr. Cioè, sono riuscita a liberare Tyr. Pezzi d'argento. Dobbiamo passare di qua, suppongo. Sì. Oddio, è tutto così incredibile, ragazzi, come sempre. Atreus! E sta roba qua? Che brilla? Boh, vabbè, Tyr, vado. Va tutto bene. Andrà tutto bene. È riuscito a raggiungerlo. Voglio che mi lasciate in pace. Tyr, ascolta, non ti vogliamo fare del male. Vogliamo farti Andatevene uscire via, e prego. Portarti in salvo lontano da Odino. Abbiate pietà. Questo è mio padre. Aiutiamo la gente. Io non dovrei stare qui. Vi prego, è peggio quando si arrabbia. Padre! Non sei forse un guerriero? Non sei un condottiero? Torna in te! Mio figlio ci ha portato in questo posto. Perché? Guardalo! Tu... Perché mai? Neanche mi conosci. Conosco la tua storia. Hai aiutato i giganti. Noi ricambiamo il favore. Noi? Noi ce ne andiamo. Tu vieni con noi. Tieni. La tua statua nel lago aveva la lancia. Pensavo che ti servisse... Un bastone? No. Pensiero gentile, ma no. Grazie tante, no. Ma... Va bene. Io sono scappato perché non... Non sempre so che cosa è reale. Certe volte c'è un... Non ti devi vergognare, fratello. Viviamo in tempi molto strani. Anche voi lo sentite parlare? Dobbiamo tornare a casa. Non era sembrato così alto, ragazzi, quando si è alzato. Mamma mia, è imponente, eh? Ma... Hai sentito? C'è dell'aria che viene da laggiù. Forse siamo vicini a un'uscita. Con quali nomi posso chiamarvi? Io sono Atreus. Conosci già Mimir. E lui è mio padre, Kratos. Perché il figlio di uno spartano parla a nome degli Jotnar? Mia madre era l'ultima gigante di Midgard. Laufey? Laufey. Ricordo quel nome. Anche lei voleva aiutare le persone. Ora è nella luce di Alfheim. Mi dispiace, ragazzo.
dicevo, ragazzi, le sue reazioni comunque non rispecchiano per niente la sua fisicità, perché sembra un pulcino impaurito. Sono molto più forti quando si sta in piedi. Il punto è che probabilmente per anni e anni e anni ha subito le torture anche di Odino. È il minimo che posso fare. Perché dice, a volte non distingo quello che è reale da quello che non lo è. Quindi evidentemente Odino magari lo costringeva anche a delle visioni o a delle illusioni o robe simili. Quindi gli ha sconvolto la mente, ragazzi, evidentemente, dalle reazioni che ha. Non sembra molto stabile, ecco. Beh, sta arrivando il Ragnarok. Speravo lo sapessi. Pensavamo volessi aiutare. Voi mi avete liberato per una guerra. No! Dunque, Tyr, è bello vederti di nuovo dal vivo. Mimir, cosa ti è accaduto? Ho seguito le tue orme. Tradimento, prigionia infinita, esecrabile tortura per mano del padre di tutti. Non meritavi un trattamento così. E tu sì? Però ti dirò, la mia vista era meglio della tua. Lo abbiamo trovato in cima a una montagna avvolto dalle radici degli alberi. L'unico modo per liberarlo era... beh, quello. Estremamente piacevole per tutti quanti. Ah! Stai bene? La luce. È stato tanto anni rinchiuso. C'è un affioramento roccioso più avanti. L'ombra ti farà stare meglio. Andiamo. Avete detto che il Ragnarok sta arrivando. Quindi Baldur... Baldur è morto. Odino lo mandò a inseguire un gigante a Midgard. E lui trovò Kratos. Io avevo promesso di portare questi due sulla vetta più alta dei regni se mi avessero tagliato la testa. E convinto Freya a rianimarla... Mimir. Racconta di Baldur. Ci stavo arrivando. Attenzione! No. Va bene, ci penso io. Ok. È particolarmente spaventato, ragazzi. Cioè, non so, sono rimasta colpita da queste reazioni, perché magari uno potrebbe pensare che, cioè, incontri Tyr, il dio della guerra, magari ti aspetti un altro carattere, no? Quindi sono stati capaci, ragazzi, di stupire anche da questo punto di vista, perché se è messo così psicologicamente parlando, io non so quanto potrà essere d'aiuto, ragazzi, per la questione Ragnarok, la questione Odino e tutto il resto. Cioè, la sua condizione mentale potrebbe significare molte cose, insomma. E vattene a cagare, mannaggia. Doveva sputacchiare addosso. Andiamocene lui. Prima che altre creature ci attacchino. Avresti dovuto prendere la lancia e difenderti. No. Ho rinunciato alla violenza. Ma sei il dio della guerra. Non più, da molto tempo. Se Odino desse inizio al Ragnarok, davvero non combatteresti? No, nemmeno se lo volessi. Azzo, ragazzi, questo cambia parecchie cose. Un dio della guerra che rinuncia alla violenza fa specie a sentirlo, insomma, anche se pure Kratos, in effetti, ragazzi, evidentemente forse troppa guerra, troppa violenza. Arriva un momento che non... Prima di continuare, ditemi, non ce la fai più? La verità, che cosa volete da me? Voi che parlate del Ragnarok. È un dio della guerra quello che cercate? È quel Tyr che vi serve? Atreus. Io... Perdonatemi. Vi sono grato per avermi liberato. Però se volete che io vi segua in guerra... O peggio ancora, che vi guidi. Uccidetemi ora. Ho smesso di lottare. Il danno è fatto. Nessuno ti ucciderà, fratello.
Meglio morire che assistere al Ragnarok. Noi non vogliamo la guerra. Vogliamo solo risposte. Ma io non so come aiutarvi. Non ha importanza. I giganti si fidavano di te. È questo il Tyr che ci serve. Ci servi tu. D'accordo. Non chiedo altro che una notte di riposo. E magari del cibo. Credo abbiate ucciso le guardie che mi portavano la cena. Fratello, forse ora vuoi finire la tua storia? I figli di Thor ci attaccarono. Li uccidemmo. Baldur voleva uccidere Freya. L'ho ucciso. Ma non hai raccontato che abbiamo combattuto e liberato le Valchirie? Che i giganti sono scomparsi? Che sono stato chiamato Loki? E poi gli altari e... I giganti? Quando siamo arrivati a Jotunheim, erano tutti... morti. Morti? Pensi che Odino... Non lo so. Io penso che prima ce ne andiamo e meglio è. Che cavolo è? Cosa sono? Rinforzi da Asgard. Oddio. I Rear vorranno indagare a fondo sulla mia scomparsa. Meglio andare veloci allora. Andiamoci da fare, ragazzi. Ragione la testa. Odino ha degli assi nella manica a cui non avevamo pensato. Stanno arrivando anche a Nidavellir. I nani staranno bene. Non dobbiamo più preoccuparcene. Dobbiamo andare. Ok, fuggi attraverso il passaggio mistico. Allora è bene davvero sbrigarsi. Oh, non venite un po' troppo a rompere, non vi sembra? Di rompere un po' tanto le pallette? Aia, tua ermana. Ehi, che cavolo. Su, su. Ok, andiamo allora. Il passaggio mistico è proprio qui. Me ne so it. Perfetto ragazzi, alla ricerca di Tyr completato. Quindi adesso lo portiamo a casa di Sindri e Brock. È vero, stavamo alloggiando lì. Quanto tempo. Avevo dimenticato la bellezza. Tyr, nei tuoi viaggi i giganti hanno mai parlato di Loki? Scusa, ma quel nome non mi è familiare. Ok. I giganti sono... erano un popolo molto riservato. Ha senso. Se mi riposassi... Se mi riposassi, magari cosa? Vabbè, andiamo ragazzi. Una casa nell'albero. Dio, che bella. Sei davvero vivo? Dici? Chissà. Ok, è solo stanco. Gli ho promesso cibo e un posto in cui riposare. Ah, ma certo, ragazzo. Bene, vediamo che si può fare. Prego, entra. Arriviamo. Che c'è, figliolo? Di che vuoi parlare? Di niente? Allora entro. Possiamo parlare della nostra prossima mossa. C'è troppo a cui pensare. Parleremo domattina. Oh. Ok, domattina. Sì. Fermo, fermo. Ah, no. Gli stanno togliendo quel collare. Ah, molto meglio. Grazie. Bene, buonanotte, Tyr. Vado a letto. Domani è un gran giorno. Allora, Tyr, sembra siano state fatte delle promesse. Vediamo di sistemarti, ok? Se vuoi seguirmi. Ehi! Guarda cos'ho per te! Sono sicuro che non interromperemo nulla! Io penserò a trovarti un letto. Mi servirà del Ma parlavi tempo con me? Uno per qualcuno della tua stanza. Ti prego, non scomodarti per me. Troppo spazio sarebbe inquietante. Hai un ripostiglio per le scope? Sì, ma appunto ci tengo le scope. Mi basta. In realtà è il massimo che posso gestire. Va bene. Vuoi del cibo? Qualcosa. Magari delle gallette. Gallette?
qualsiasi cosa simile a un biscotto. Io? Con un po' di sale? Beh, vedrò che riesco a trovare. Sindri è adorabile, ragazzi. Tu hai i materiali e io ho più roba per te. Va bene, vediamo se possiamo potenziare qualcosa, ragazzi. Allora, Leviatano, ovviamente no. Lame del caos, ovviamente no. Allora, ragazzi, di tutta l'armatura possiamo potenziare soltanto la cintura della sopravvivenza, che ci aumenterà di 3 la forza e di 11 la difesa. Direi non male. Ecco. Perfetta. Qua. A posto. Per il resto, ragazzi, non possiamo potenziare nient'altro. Quindi dobbiamo parlare in privato con Mimir. Ma perché in privato con Mimir? Questa è proprio una bella domanda. Vediamo cosa avrà da dirci, ragazzi. Che stai pensando, fratello? Sto pensando che vorrei che tutto tornasse come prima. E a me piacerebbe arrampicarmi su un albero. Ma è una nave già salpata. Vorrei che Atreus non fosse così inquieto. Temo solo per la sua incolumità. Lo so, fratello. Ma tenerlo a briglia tirata non gli eviterà i pericoli. Il ragazzo vuole fare qualche errore di testa sua. Mi spiace, ma forse Tyr è uno di questi errori. Non ho mai visto nessuno tanto a pezzi quanto lui. Il suo dolore è fresco. Ti aspetti troppo da lui. Già, può darsi. Peccato che Freya voglia ucciderti. È un'alleata che ci farebbe comodo. Questo non è fattibile. No, immagino di no. Non riesce a dormire. Ah! Non puoi arrivarmi alle spalle in questo modo. Devo fare una cosa a Midgard. Cosa? Senza di me? Credevo che fossimo soci. Lo siamo. Non sapevo saresti venuto con me. Andrò a trovare una vecchia amica. Oh, capisco. Oppure sarebbe meglio non farlo, dal momento che lei è determinata ad ammazzarti. Non credo che lo farebbe. Senti, penso che sia splendido che tu veda il meglio nelle persone. Dico davvero, e voglio che continui a vedere il meglio, evitando di farti ammazzare. Abbiamo bisogno di lei. Vale la pena rischiare. Ah. Ne sei sicuro? Beh... Posso suggerire un'alternativa, qualcosa di meno rischioso, ma che potrebbe darti qualche risposta? Di che stai parlando? Un certo vecchio amico che non vedi da un po'. Un amico molto gigante. Jormungandr. Ragazzi. L'hai trovato? Se vuoi ti porto da lui. È proprio lungo la strada verso la dea vendicativa che ti vuole morto, così avrai tempo di decidere se vuoi morire o meno. Dai, c'è ancora il serpente del mondo, posso adorare. No, ma ragazzi, non me l'aspettavo sta cosa. Cioè, potremmo guidare anche Atreus. Non so se sarà la prima e unica volta questa, ma... Cioè, wow. Allora, boni, boni, boni. Direi, ragazzi, che questo è il momento giusto per fermarsi. Così ci lasceremo la possibilità di vivere questa esperienza tutta insieme dalla prossima volta. Bello, ragazzi, anche quello che abbiamo visto oggi, ovviamente. Abbiamo quindi liberato Tyr, che però è particolarmente scosso, proprio mentalmente parlando, e a quanto pare non ha la minima intenzione più di vestire i panni del dio della guerra. Non ne vuole sapere più niente di violenza, di guerra e di tutto il resto appresso. Quindi mi chiedo quale effettivamente potrà essere comunque la sua utilità, ma se lo abbiamo liberato, ragazzi, in qualche motivo di sicuro servirà. E Kratos, che, ragazzi, è fastidito dal fatto che si siano immischiati in queste nuove questioni, perché lui evidentemente voleva semplicemente che stessero per i fattacci loro e continuassero a vivere come hanno sempre fatto, e vorrebbe che Atreus appunto non fosse così inquieto, così curioso. E Atreus lo ha sentito, ragazzi. Io non so se avrà preso a male le parole del padre, ma comunque Kratos è stato chiaro: lui vuole solo la sua incolumità, cioè vuole semplicemente che non gli succeda niente di
di brutto. A quanto pare Atreus si è convinto del fatto forse di riuscire a far ragionare Freya, che potrebbe essere una valida alleata, su questo non ho dubbi, ma come giustamente dice Sindri, è veramente sicuro che non ti uccida? Non lo so ragazzi, i quesiti sono tanti, la curiosità è altrettanto, e io non vedo l'ora di continuarlo, non so che altro aggiungere. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento, questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!